seduto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, oggi ci troviamo nel giardino dei frati minori cappuccini, qui perché vogliamo tornare un po' indietro negli anni. Abbiamo i lavori scolastici di Fra Gerardo di Flumeri, che ha raccolto i diversi quaderni del piccolo Francesco Forgione, del frate cappuccino, studente, e ha circa 71 temi li ha elencati all'interno di questo piccolo quadernetto, che vi invito anche a leggere, perché oggi vogliamo leggervi il tema numero 62. Ci porta un po' indietro negli anni, perché la nonna di Francesco, che lo accompagnava spesso in chiesa, stava con lui, gli raccontava anche delle piccole storielle. È proprio lui che lo scrive in questo tema: la fata e l'egoista. La favola, ecco come racconta, perché il maestro gli ha chiesto di scrivere un tema di questo genere. Allora lui ricorda questo episodio. La buon'anima della nonna, che mi soleva spesso pigliare tra le sue ginocchia, racconta Francesco, o lì accanto a lei seduto, e intanto mi veniva raccontando varie storielle, una più ghiotta dell'altra. Una delle tante volte mi narrò appunto questa favoletta, cioè la fata e l'egoista. Al tempo dei maghi, delle streghe, delle orche, racconta la nonna di Francesco Forgione, viveva nelle vicinanze d'una selva un certo uomo che si chiamava Nicola. Essendo rimasto orfano ad 8 anni appena, non ebbe nessuno che si pigliasse cura di educarlo. Non chiesa, non scuola, frequentava il monello. La bettola e il trivio erano i luoghi da lui frequentati. Immagina, bimbo mio, interruppe qui la nonna, sempre Francesco che racconta, che pasta di galantuomo riuscisse a 20 anni, egli che ne aveva speso 12 in tal maniera. Un dì fra i tanti che andava per la foresta per far legna, vide quasi tutto ad un tratto qualcosa in terra muoversi poco lungi da un cespuglio. Si mise subito a guardare il galantuomo cosa fosse. Ecco un lungo serpaccio che con le larghe fauci spalancate e la forcuta lingua vibrante s'avvicina ad un rospo per farselo in un pasto. Nicola, mosso da compassione per quella povera bestiolina, allora scaglia dietro al serpente un sasso e questo subito fugge. Seguitò Nicola a far legna, dimenticò del bene fatto, ma non era trascorsa neanche un'ora che eccoti avvicinarsi a lui una bellissima donna, capelli biondi, lunghissimi, sparsi giù per le spalle, occhio di color azzurro, viso candidissimo ed un portamento maestoso. Ma ciò che le dava più dignità e più splendore era l'indossamento di una sfarzosissima veste di raso. Che diresti, o Nicola, se io ti dicessi che quel rospo che prima hai salvato dalle fauci della serpe sono io? Il poverino, tutto tremante, non ebbe il coraggio di proferir parola. Sì, sono io, disse la donna. Quel rospo sono io. E come mai ciò può essere? Riprese allora Nicola. Io sono una fata che 100 anni addietro, da una potenza a me superiore, fui mutata in un rospo, ed oggi si compie il tempo della mia pena, quando, se non era per te, io venivo divorata. Grazie pertanto alla tua pietà, continua la fata, a Nicola, scrive questo racconto Francesco, raccontatogli dalla nonna, ora chiedimi quanto più brami e tutto da me ti sarà concesso. Nicola dapprima credette di sognare, ma poi disse: signora splendidissima, io vorrei che mi concedessero 200.000 scudi al giorno. Ben ti sia concesso quel che chiedi, a patto però che in quel dì che non avessi come impiegarli, allora tu morrai. Sappi godere a lungo della tua ventura ed io sarò fedele alla promessa. E ciò detto disparve, avendo prima però indicato a Nicola la grotta dalla quale doveva giornalmente andare ad estrarre i 200.000 scudi. Lascia subito Nicola da far la legna, si porta alla grotta, estrae i 200.000 scudi, poi si reca in paese e comincia immediatamente a spendere. E di lì a pochi giorni divenne il più ricco di tutti.
Lui possedeva sconfinati poteri, ville principesche, giardini di delizie, mobili eleganti, vasi d'oro d'argento, possedeva statue, quadri, vestiti, gioielli, bandiva pranzi, apriva spettacoli e feste, possedeva una grande quantità di carrozze e di cavalli e lungo il corteo di servi e tante altre cose da non potersi enumerare e né tantomeno descrivere. In questo racconto continua. Il racconto del piccolo Francesco continua. Ed egli in mezzo a tutte queste ricchezze andava spesso ripetendo a se stesso: godi, anima mia, poiché sei circondata da ogni umana delizia. Ma il misero Nicola, dopo aver vissuto tanto tempo in mezzo a tutti questi agi, giunse anche lui al terribile giorno in cui non ebbe più come poter spendere la detta somma. Allora subito gli apparve la fata e gli disse: violato il patto, tu oggi morirai. E Nicola rispose: sì, è vero, ma che colpa c'ho io se non vengo più come spenderli? Allora la signora ribatté: miserabile, hai forse tu mai pensato a dare qualcosa a tanti poveri disgraziati? Hai pensato solamente al tuo proprio egoismo, eccoti perciò condannato alla morte. E di lì a poco Nicola morì.